Siamo qui dietro le quinte di Civico 18, lo spettacolo che sta per andare in scena tra pochissimo con i ragazzi del Caba Bozz in collaborazione con l'Artist Club. Adesso andiamo a vedere cosa sta succedendo a un'ora dalla scena. Oddio, ciao, cosa ciao. Succede? Non trovo il pesce. Dov'è il pesce? Abbiamo fatto trasloco e non trovo il pesce. Oddio, te lo sei magnato magari? No, non trovo il pesce, dobbiamo andare in scena, non trovo il pesce. Sì, e gli altri dove sono? Ragazzi? Ragazzi? Dove siete? Non sta succedendo niente di illegale qua dietro. Ciao ragazzi! Ciao! Altro che dietro le quinte, t'ho beccato proprio... Fammi mangiare anche io. Ciao caro, buono lo yogurt? Buonissimo. Ti stai preparando allo spettacolo? Sì, mangiando come sempre. Mangio sempre. Qualcuno ha visto il mio pesce? Non... Dentro. Proviamo... Proviamo a guardare nello yogurt, guarda bene, magari è qua il pesce. Ma mi sa che l'ho già ingoiato perché prima c'era un bel tocco e mi sa che... Ancora qualcosa si muove. Basta che non lo vomiti sul palco. No, quello ragazzi, non credo. Speriamo di no. Max speriamo. Che sta male però. Andiamo. No. Strano. Cosa vuol dire giù c'è Max che sta male? Maxi. L'assunzione di. Siete sicuri di andare in scena tra quanto? Un'ora e mezza? Un po' di meno, Ehi, siamo professionisti. Cosa scusa? Noi siamo professionisti, cioè frega un cazzo che ci iniziamo fra un'ora. Professionisti? Me balla un occhio. Te invece no, cosa? Me balla doi. Avete trovato il pesce? L'ho trovato. È un pesce palla! Sì. Direi che siamo pronti per lo spettacolo. Sì, direi anch'io. Bella la maglietta, Ti piace? 20 euro ed è tua. Anche con te però. Ah, vabbè, no, io valgo un po' di più, un po' di più. Caba Bozz, la risata che ti ipnotozze. Che ti ipnotozze? Ma siete sicuri? Cioè sarà una cosa improvvisata? Non mi siete molto pronti all'improvvisazione? Infatti ci vedi, non siamo... Non ci stiamo preparando con costumi di scena particolari, se non le nostre magliette, perché appunto non sappiamo nulla di quello che ci attenderà sul palco. E personalmente sono agitato, non so i miei compagni. No, per niente, sono professionista. Quindi... Chi è arrivato? L'esperienza, la vecchiaia. Abbiamo anche le sorprese. Ciao! Buonasera. Cosa ci dici che siamo qua dietro le quinte a sorpresa? A sorpresa, fantastico, non so chi siete, ti conosco solo a te, ma è bellissimo che ci siate qua. Vai in scena anche tu? No. Perché? Perché sono scarso. Ah, ok. Ah, perché lui invece è bravo. No, è bravissimo. Come vedete, Caba Bozz per il sociale, anche gli over 50 possono venire a recitare. Raga, con noi. Il giardiniere. Dove ho messo il giardiniere? Il giardiniere. Ok, questo ragazzo bene, non state a continuare a mangiarlo yogurt. Di qualcosa di intelligente invece di mangiarlo yogurt. Io sono rilassatissimo perché se arrivavi in uno spettacolo dove dovevo studiarmi un pezzo, a quest'ora ero lì a ripassare, dato che... Ah, probabile, sì, se andava bene ero lì a ripassare. Oggi invece mangio lo yogurt perché tanto non so niente e mi diranno dalla regia cosa fare. E ti aspetti qualche ospite particolare questa sera? Qualche sorpresa? Io spero in Matteo Renzi. La vedo un po' dura, mi sa che è impegnato. Possiamo provare con qualcun altro? Berlusconi ti andrebbe bene lo stesso? Benissimo, ci divertiremo un sacco e magari dopo lo porto ai piani così vediamo un po' che ci divertiamo. Vabbè, con questa direi che possiamo andare a chiudere. Questi erano il dietro le quinte dei Civico 18. Io vi ringrazio tutti quanti e non posso che fare l'in bocca al lupo a questi ragazzi per questa sera.